Nello spazio bianco. Momenti diversi a colazione. Ben arrivati nello spazio bianco. A darvi il benvenuto è Provvidenza Maria Mogavero. 21 marzo, primo giorno di primavera. L'inverno quindi lascia finalmente il posto alla primavera. E l'augurio che tutti possiamo farci è che a questo risveglio della natura possa corrispondere anche una nostra rinascita, un risveglio dei nostri sogni, delle nostre speranze. È quello di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento. Il 21 marzo è anche la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall'UNESCO nel 1999. Certo, la poesia ci accompagna tutto l'anno, riesce sempre ad esprimere in poche parole i nostri stati d'animo, le nostre emozioni, i nostri sentimenti. E in primavera, stagione in cui appunto, come dicevo, si risveglia la natura e tutto rinasce attorno a noi, la poesia assume un'importanza particolare. Da essa forse possiamo trarre davvero linfa per rinascere anche noi, per rigenerarci. Il 21 marzo ricorre anche l'anniversario della nascita di Alda Merini, che nacque proprio il 21 marzo del 1931. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. Così, Proserpina, lieve, vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera. Sono forse i versi più famosi di Alda Merini. Io avrei voluto veramente essere più originale nel proporvi una poesia. Magari sempre una poesia sulla primavera, ma di un altro autore. Sono tanti i poeti che si sono ispirati alla primavera. Ma devo dirvi la verità, non sono riuscita a staccare dalla mia mente questi versi che mi hanno da sempre presa e anche turbata, devo dire. Forse proprio per quello che ha rappresentato Alda Merini, che ritengo una delle figure più intense della poesia contemporanea. Una donna che non sempre è stata apprezzata, ma che anzi non è stata proprio compresa. La sua sensibilità, la sua estrosità sono state represse e richiuse in un manicomio. E questa sua poesia, appartenente alla raccolta Vuoto d'amore, pubblicata da Einaudi nel 1991, la poetessa riflette proprio sul legame tra la propria presunta follia e la data della sua nascita, coincidente appunto con l'inizio della stagione più fiorita, con la primavera. Così diceva a tal proposito Alda Merini in una intervista. Il 21 marzo è la festa mondiale della poesia, ma il 21, come inizio della primavera, è un caso. Primavera è folle perché è scriteriata, perché è generosa. Però incontra anche il demonio, e io l'ho incontrato il demonio. Era il manicomio. Qui la poetessa riflette sulla sua pazzia e si domanda perché nascere folle, aprire le zolle, come lei dice, cioè essere fuori dagli schemi, possa suscitare scandalo. Aprire le zolle però significa anche rompere la terra per far emergere qualcosa di nuovo, la vita. La follia della poetessa, riconosce la stessa Merini, non è qualcosa di oscuro, ma è qualcosa di vitale, che l'ha portata ad essere l'artista che tutti noi oggi conosciamo e amiamo. Con un'immagine allegorica, Alda Merini chiama Proserpina la primavera, che vedendo piovere sui suoi frutti, sui grossi frumenti gentili, come lei dice, scoppia a piangere.
Le sue lacrime sono cariche di dolore, ma anche di speranza, proprio come una preghiera. È proprio la speranza che ha sempre accompagnato la vita della poetessa, che ha fatto in modo che lei continuasse a lottare, nonostante il dolore, il demonio del manicomio, per affermare la primavera che aveva in sé. Ecco le sue parole in proposito. Io la vita l'ho goduta tutta, a dispetto di quello che vanno dicendo sul manicomio. Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita. E la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara. E ancora, ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi. Come tutti i vecchi, le mie radici stentano a mollare la terra. Ma del resto, dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita. Bene, vi lascio adesso con una versione canora della poesia eseguita da Milva, che tutti conoscerete, perché, come diceva la Merini, la canzone è una forma nuova di poetica, aiuta a vivere. La gente non sogna più, non ha più tempo. Sull'erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera, forse la sua preghiera, forse la sua preghiera. Scatenar tempesta, così proserpina nieve, vede piovere sull'erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera, forse la sua preghiera.
I brani musicali sono tratti da Mozart, sonata numero 16, eseguita da On Classical, e Vivaldi Spring, eseguita da Ebaidos Music. Avete ascoltato Nello spazio bianco, momenti di versi a colazione.